Con le sue circa 30.000 domande di reddito di cittadinanza, l'Abruzzo è una delle regioni in cui la povertà esiste, è radicata, ma spesso si nasconde, soprattutto nelle città più grandi. È quanto è emerso dal convegno organizzato dall'INPS all'Emiciclo, dal titolo Il contrasto alla povertà in Abruzzo, analisi, sinergie e progetti, che ha messo a confronto operatori del volontariato, della Caritas, dell'Associazione dei Comuni Italiani, dei rappresentanti del terzo settore, alla presenza del presidente nazionale dell'INPS, Pasquale Tridico. Stiamo vivendo un cambiamento epocale, ha detto Tridico. Il lavoro non è sufficiente, è povero oppure non c'è per tutti. Un sistema del lavoro che va rivisto, riformato, con una redistribuzione anche dei tempi e delle modalità, se non vogliamo vedere, ha detto Tridico, una società sempre più capitalistica divisa tra vinti e vincitori. Dal 2007 a oggi, ha sottolineato il presidente dell'INPS, i poveri in Italia sono passati da 1.200.000 persone a 5 milioni, una proporzione che si rispecchia anche in Abruzzo, dove esistono sacche di marginalità che il sistema del volontariato cerca di coprire con i pochi strumenti a sua disposizione. Ma l'INPS, braccio sociale dello Stato, non può delegare al volontariato la risoluzione di problemi che si trascinano da decenni. Persone che non sanno nemmeno che cos'è un ISEE o un CAF, persone che hanno una barriera architettonica importante chiamata burocrazia, che non farebbero mai domanda per nessuna prestazione del resto. Molto spesso mi dicono i dirigenti all'INPS che queste persone potrebbero anche, oltre i 67 anni, avere l'assegno sociale o alcune pensioni di invalidità. Non hanno mai fatto domanda, perché appunto stanno nella loro depressione, nella loro marginalità, in un materasso a Roma Termini, nelle altre città, magari anche a Pescara, nelle grandi città dell'Abruzzo, questo fenomeno, seppur molto dimensionato, esiste. Quindi anche lì questa rete si potrebbe attivare.